Un saluto a, ai lettori di Biancavilla oggi. Oggi avete fatto un bel regalo perché mi ha, mi ha avvisato Enzo Sangricoli di, di questo articolo, appunto. Mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: cioè, Guarda, che eh, è uscito un articolo su Biancavilla oggi dove eh, si parla di questo imprenditore che ha. Denunciato, trovato il coraggio per denunciare il pizzo per uh, grazie alla tua canzone. E per me questo è il più bel regalo di, di Natale che potevo, che potevo uh, ambire, che potevo ricevere appunto sotto le feste. Quindi grazie a voi che avete dato appunto voce a questa storia uh, attraverso il vostro articolo, ma soprattutto grazie a questa persona che ha trovato il coraggio per fare qualcosa che eh, dalle nostre parti è quasi, quasi raro e, e anzi dovrebbe essere veramente un esempio lui eh, per tanti altri che magari eh, si trovano nella sua stessa situazione. Cioè, la, musica, la musica ci salverà è una cosa che io scrivo sempre nei post che metto sui su, miei social network, su, su, sul profilo mio, sulla pagina. Eh, uso hashtag così che la musica ci salverà. Eh, ma mai avrei pensato che. Eh, che è un messaggio che io uh, sono veramente contento di aver portato attraverso questa canzone. Eh, riuscisse veramente ad arrivare alle persone e eh, a scuotere l'anima di queste persone qui. Non, non volevo uh, scrivere una canzone che fosse contro. I mafiosi ma contro la mentalità siciliana quella mentalità siciliana che eh, ha sempre vicino una figura pessimista cioè tu hai il sogno di aprire un negozio di, di farti un'attività magari tipo di metterti in proprio perché magari appunto non vuoi stare più sotto qualcuno quindi hai, hai in mente di aprire una tua attività di metterti in gioco come imprenditore e, e vicino c'è sempre una, una figura pessimista dalle nostre parti che ti dice ma che tu fai affari ci sono troppe tasse e poi devi pagare anche il pizzo e, e quindi ti smonta quell'idea ti smonta quell'obiettivo eh, quel sogno che c'hai di, 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 di migliorare la tua vita oppure c'è il sogno di fare musica come me e ti dicono: Ma chi te lo fa fare? Sei in Sicilia. Dovresti andare al nord per, per riuscire a fare qualcosa in questo mondo, in questo ambiente musicale. E io sono dell'idea che invece si può fare tanto anche da, da qui, dal sud. E, e questo, questo quest articolo, questa storia di questo ragazzo mi dà la prova che ho ragione. Ho ragione a pensare che dal sud nascere qualcosa di veramente buono sono anch'io una di quelle persone che ha guardato oltre questa figura pessimista che mi diceva chi te lo fa fare e... e niente potrei dire tante cose ma in questo momento non trovo le parole faccio questo di mestiere cioè io compongo canzoni però in questo momento non ho veramente parole perché sono veramente contento è una grandissima soddisfazione questa questa, questa storia qui e, e spero che come lui ci siano altre persone che si ispirino a lui anche non alla canzone ma si ispirino al gesto che ha fatto sto ragazzo perché uh, ha del coraggioso ma allo stesso tempo bisogna fare capire alla gente che eh, non è un eroe è una persona normale che vuole vivere una vita normale e per farlo in questo, in questo mondo, in questa società, bisogna fare delle scelte, delle, prendere delle decisioni. Lui ha scelto, lui ha deciso. Bisogna combattere la mentalità siciliana pessimista. E solo in questo modo riusciamo a vincere anche questo cancro chiamato mafia. Ciao a Biancavilla oggi, ciao a tutti voi.